Quanto è forte il potere dei soldi davanti al potere del vero amore? Se due persone si amano davvero, la risposta è semplice. Il potere di quell'amore è così forte da spazzare via tutto il resto. È una potenza che può sopportare tutto e superare ogni ostacolo, persino i più impensabili e persino la morte. Ma prima di iniziare, però, non dimenticatevi di lasciarci un bel mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Mika e Seni sono nati nello stesso ospedale in una cittadina russa vicino al piccolo villaggio dove sono cresciuti insieme. Era chiaro che erano inseparabili fin dalla tenera età e mentre giocavano ed esploravano il mondo si sono a poco innamorati l'uno dell'altra. Seni è stata cresciuta da sua nonna, una donna dai forti principi cristiani, poiché sua madre è morta dandole la vita. La sua nipotina era il suo orgoglio. Mika invece veniva da una famiglia piuttosto ambiziosa, considerata quasi una celebrità nel villaggio perché possedevano grandi terreni e bellissime case da sogno. La casa in cui vivevano Mika e i suoi genitori spiccava tra tutte, specialmente rispetto a quella di Seni e di sua nonna, che era proprio lì a fianco ed era diversa dalle altre del villaggio, dotata di un ampio parcheggio e di ogni comfort, ma era una casa fredda. Il padre di Mika lavorava instancabilmente giorno e notte per mantenere quel tenore di vita per la sua famiglia e lui e la madre del ragazzo avevano ben chiare le priorità del figlio. Il ragazzo, secondo loro, avrebbe dovuto proseguire gli studi a Mosca, andare nelle migliori scuole e poi tornare e prendere le redini dell'azienda di famiglia, evitando qualsiasi relazione sfortunata che potesse intralciargli la strada. Alla nonna di Seni quelle persone non piacevano, pensava che fossero fredde e accecate dal denaro, e così ogni volta che vedeva la sua Seni passare il tempo con Mika provava ad intromettersi. Nonostante questo, però, l'amore sbocciò comunque tra i due giovani, che sembravano quasi ignari di tutto quello che succedeva intorno a loro. Passarono gli anni, Mika e Seni crebbero e arrivò finalmente il momento di decidere dove andare all'università. Il piano dei genitori di Mika prevedeva che il figlio sarebbe stato accettato nell'università più esclusiva di Mosca, mentre Seni sarebbe dovuta restare con sua nonna. La ragazza era un'ottima studentessa, ma sua nonna non vedeva alcun motivo per cui la ragazza lasciasse la casa per finire gli studi, specialmente dal momento che l'università aveva un costo che la donna non poteva permettersi. «Puoi studiare qualcosa da casa dopo avermi aiutato nei campi», le diceva. A Seni dispiaceva smettere di studiare, quanto le dispiaceva allontanarsi da Mika, e il ragazzo aveva tentato di evitare che succedesse implorando i suoi genitori di fare un prestito alla famiglia della ragazza, ma loro erano stati irremovibili, dicendo invece che avrebbero fatto qualsiasi cosa per tenerlo lontano da lei. Per loro, Seni era solo una distrazione in quella che doveva essere la brillante vita di Mika. Seni sapeva di non piacere ai genitori di Mika, si sentiva a disagio ogni volta che entrava in casa loro, perché non era ricca, aveva le unghie sporche di terra invece che curate e dipinte con colori sgargianti. Viveva in una casa umile e povera e non poteva permettersi altro. Ma Mika la amava, e questo era abbastanza per lei. Alla fine Mika partì triste per Mosca. Promise a Seni che non appena avesse finito gli studi sarebbe tornato da lei e avrebbero messo su famiglia, ma gli anni passavano e le loro vite sembravano aver preso direzioni completamente diverse. Parlavano a telefono tutte le sere, Mika le raccontava della sua vita in città e Seni gli diceva che sostituiva sua nonna nella fattoria, parlando del loro futuro insieme, del loro matrimonio, dei loro figli. Tuttavia, erano ancora lontani, lontani tra loro e lontani anni dal realizzare quel sogno di vita insieme. Intanto, i genitori di Mika mantennero fede alle loro promesse, facevano di tutto per tenerlo lontano da Seni, compreso addirittura pagare alcune delle compagne di corso di Mika per sedurlo, cosa che sapevano che Seni, cresciuta con i valori cristiani di sua nonna, non gli avrebbe mai perdonato. Ma anche Mika era bravo a tenere il punto e resisteva ad ogni tentazione mentre prendeva sempre di più le distanze dalla sua famiglia. Quando gli anni dell'università stavano per giungere alla fine, i suoi genitori provarono anche a comprargli un posto in una prestigiosa azienda di Mosca, ma Mika rifiutò anche stavolta. Tornò invece finalmente al suo villaggio, dalla sua Seni, per iniziare una vita con lei, ma non aveva idea di cosa il destino aveva in serbo per lui lì. Quando riabbracciò finalmente la sua Seni, Mika si sentiva l'uomo più felice del mondo. Era bella come quando era partito e i due erano decisi più che mai a proseguire con il loro piano, nonostante tutte le pressioni che gli venivano dall'esterno. Si sposarono e presto annunciarono alle rispettive famiglie che avrebbero avuto un bambino, ma purtroppo questo non fece che peggiorare le cose con i suoi genitori. I due lo rinnegarono completamente, facendogli terra bruciata intorno e togliendogli tutto. Mika e Seni erano rimasti con due stipendi umili e un bambino in arrivo, sapevano che non potevano andare avanti così.
Con il cuore spezzato, Mika dovette accettare un lavoro a Mosca, dove si trasferì in una casa minuscola promettendo che avrebbe inviato tutti i soldi che guadagnava a sua moglie e a suo figlio. Seni era a pezzi, avrebbe voluto seguirlo, ma la vita in città era troppo costosa per tutti e due e per il bambino che stava per nascere, e così dovette salutarlo di nuovo. Restò con sua nonna, lavorò nei campi e nella fattoria fino a quando la gravidanza glielo permise e quando partorì c'era solo sua nonna a tenerle la mano. I genitori di Mika pretesero di trasferirsi con lei, comprarono una casa per la nuora e per il loro nipote fingendosi cambiati e ci andarono a vivere anche loro con la scusa che volevano vedere il loro nipote crescere. Mika e Seni sapevano che era solo un altro dei loro giochi perversi, ma non poterono opporsi a quella famiglia così potente. In quella nuova casa, i genitori di Mika le resero la vita un vero inferno, e presto il cuore di Seni iniziò a risentirne. Un giorno, i due chiamarono il figlio e con voce fredda lo avvisarono che sua moglie era morta. Mika era devastato. La sua Seni, sua moglie, la madre del loro bambino, non c'era più. Lasciò tutto e si precipitò al villaggio, dove salutò un'ultima volta l'amore della sua vita rimproverandosi del fatto che non sarebbe successo se lui non fosse partito. Organizzò il funerale tenendo alla larga i suoi genitori e facendosi aiutare economicamente, invece, da alcuni membri della comunità da cui Seni era molto amata. Il giorno dell'ultimo saluto c'era un'aria di malinconia che pesava sul villaggio, mentre tutti erano radunati intorno alla bara di Seni. Dopo il sermone, il prete fece cenno di iniziare a calare la bara nella tomba, ma a quel punto il bambino di Seni e Mika si liberò dalle braccia di suo padre e si scagliò sulla bara di sua madre, urlando e picchiando il legno fino a farsi sanguinare le nocche. A quel punto, qualcosa nella testa di Mika si illuminò. L'uomo corse da suo figlio, urlò al becchino di fermare tutto, allontanò il bambino e aprì la bara di sua moglie a mani nude. E a quel punto, tutto gli fu chiaro. Seni era pallida e fredda, immobile, mentre le lacrime sgorgavano sulle guance di Mika, ma emetteva un flebile soffio, come un respiro. Questa poteva essere una tremenda tragedia oppure una grande gioia, ma non poteva essere lui a dirlo. I medici arrivarono e portarono di corsa Seni in ospedale. Qui si resero conto, dopo un'innumerevole serie di esami e test di laboratorio, che la donna aveva in corpo un'enorme quantità di sonniferi, tanti da farla sembrare morta. Un'indagine della polizia ha svelato rapidamente la verità. Qualcuno aveva dato a Seni abbastanza sonniferi e medicinali per fargli perdere coscienza per diversi giorni, ma non abbastanza a lungo da farla morire. E dietro a tutto, ad orchestrare questa perversa, lenta e dolorosa morte, c'erano ancora una volta i genitori di Mika. Ma questa volta avevano superato ogni limite. Nonostante i due confessarono in lacrime, una volta messi con le spalle al muro, Mika non li perdonò e fu sollevato nel vedere gli agenti di polizia scortarli in prigione, dove avrebbero atteso il processo per tentato omicidio. Dopo diversi giorni nel suo letto del reparto di terapia intensiva, Seni si riprese e poté finalmente tornare a casa dal suo Mika e dal loro bellissimo bambino. Ora i due vivevano in una grande casa ed avevano ricevuto dallo Stato i soldi dei genitori di Mika, messi in galera dopo che il loro terribile piano era fallito. Finalmente per Mika e Seni c'era un futuro, e l'uomo promise a sua moglie che non si sarebbe mai più allontanato. Avrebbe vegliato su di lei in ogni momento e non avrebbe permesso che le succedesse più niente, né a lei né alla loro bellissima famiglia. Questo è tutto per oggi ragazzi, visto che siete ancora qui, cliccate il video sullo schermo per altre storie vere e simili a questa.